Benvenuti a questo secondo incontro delle nostre meditazioni sulla parola, anche oggi 3, anzi 2 più precisamente parole, anche se il gruppo è sempre di 3 parole come la volta scorsa, che ci fanno fare un ulteriore passo in avanti rispetto alla nostra consapevolezza e soprattutto rispetto alla nostra connessione. E andiamo avanti di un pezzettino rispetto alla volta scorsa, là dove abbiamo trattato dell'inizio, l'inizio della Genesi, Bereshit, Bara Elohim, Dio, all'inizio Dio creò. E abbiamo meditato poi su questa parola. Oggi facciamo il passo cronologicamente successivo, immediatamente successivo, il momento in cui la creazione è avvenuta, la primissima creazione è avvenuta, la primissima scintilla di creazione è avvenuta, ma tutto è indistinto, tutto è buio, tutto è abisso e tenebra, è acque misteriose, e su tutto questo aleggia, si libra, vola, lo vedremo bene tra poco, Ruach Elohim, lo Spirito di Dio. E queste sono proprio le 3 parole di oggi. Ruach Elohim Mrachepet. Mrachepet. Elohim, la conoscete già, è sempre lui, anche se è uno dei modi in cui la Bibbia chiama lui, e infatti vi invito a pensare a lui come all'essere, al di là dell'aspetto poi più specificatamente l'essere Dio dell'Antico Testamento, l'essere Dio degli ebrei, l'essere quello specifico Dio. Mi interessa qui che noi lavoriamo su una matrice ancora precedente, sulla matrice delle matrici, ovvero che la creazione non è frutto di altro che dello spirito, cioè dell'essere, del Dio, il cui spirito, Ruach, e questo è il punto che vedremo subito, il cui spirito è, fin dall'inizio della creazione, presente. Proprio di questo trattiamo oggi. E naturalmente, per meditare sulla parola, lavoriamo sulle parole, cioè le parole originarie, le parole della Bibbia in ebraico biblico. Utilizziamo il nostro manuale di riferimento, la nostra Genesi, che ormai ben conoscete, ed ecco che troviamo proprio qui la parola Ruach, Ruach è lo spirito Elohim di Dio, e troviamo anche la parola più difficile, ve la faccio vedere, è difficile da pronunciare, Mrachepet, Mrachepet, vedete qui tradotto con librantesi, e vediamo adesso più nello specifico. Per fare questo ho utilizzato e utilizziamo qui un altro strumento piuttosto ponderoso, faccio anche fatica a sollevarlo, ovvero questo. Il dizionario di ebraico biblico. Il dizionario di ebraico biblico riporta diversi modi, come fanno solitamente i dizionari, cioè diversi significati della parola Ruach, e sono tutti significati straordinariamente rilevanti per la nostra meditazione. Segnateveli mentalmente, perché poi saranno l'oggetto della nostra meditazione. Ruach. Ruach. Innanzitutto il significato di Ruach è quello di vento e aria. Ruach come vento e aria, quindi il vento trattino aria di Dio. Ma qui va sottolineato una parte importante, un aspetto importante. In ebraico non esiste il concetto di astratto. Per dire eternità, per esempio, si usa olam, che è un termine che designa un tempo lungo o anche un secolo.
Allo stesso modo, il vento e l'aria per noi ha un riferimento di astrazione, cioè è una concretizzazione, una trasposizione in immagine concreta, materiale, di un concetto. Quindi il vento, l'aria, l'ossigeno indicano proprio questa presenza sempre pervasiva, questa invisibile, impalpabile ma reale presenza vitale. Questo è l'altro aspetto. Infatti, il secondo significato è di Ruach, è soffio, alito, respiro. L'alito ancora come vita, come respirazione. La respirazione, come tutti ben sappiamo, è il fondamento di ogni esistenza. Senza respirare non si vive. Ed ecco che ancora vedete la connessione con il precedente termine. Soffio, alito, respiro, vento, aria, respiro. La vita nella sua forma più originaria, più essenziale, più vitale, contiene, anzi è, il Ruach. È il Ruach, è lo spirito, l'alito, il soffio divino. L'aria è divina, ma divina nel senso che vi è la presenza vera e viva di Dio, attraverso naturalmente l'espressione di sé, che è il suo spirito. E infatti abbiamo il terzo significato di spirito. Ma attenzione, anche qui è molto importante precisare. Spirito, dice il dizionario ebraico biblico, nel senso di spirito cosciente. E anche un'altra traduzione, quella di soffio vitale, c'è cioè un altro significato, e anche di anima, anima mundi, si dirà molto più tardi. Ecco che sentite come Ruach, che è peraltro un termine misterioso, uno dei termini più dibattuti, se vogliamo, anche dal punto di vista metafisico. Noi qui ne proponiamo naturalmente una edizione, una versione che sia come è nell'oggetto, nel metodo, nell'obiettivo della nostra ricerca, che sia significativa per noi, che ci permette di entrare in connessione con il significato, che vuol dire con l'energia della parola. Ma sentite come ci sia una coerenza assolutamente indiscutibile. Soffio vitale, anima, anche, che dà vita, che è vita, e spirito nel senso di coscienza, di spirito cosciente, intelligente, che vede, che è presente. E poi, per non farci mancare nulla, questa parola significa anche ispirazione. Il dono profetico si chiamava con una, viene indicato, con una delle costruzioni legate a Ruach. Quindi questa parola indica anche quell'elemento, che cos'è l'ispirazione? È quell'elemento di connessione tra la nostra mente incarnata e quel qualcosa che sappiamo non appartenere a noi, ma che ci arriva, noi diremmo la nostra parte superconscia. Qui abbiamo la testimonianza della funzione di Ruach fin dall'origine come, chiamiamola così, permettetemi, entità superconscia, quindi come attiva presenza spirituale che compenetra il mondo. Lo spirito di Dio, torniamo alla favoletta che ci hanno raccontato, non è semplicemente così
una sorta di, appunto, di venticello fresco che attraversa l'oscurità e che fa, cosa facciamo oggi? Ma che creiamo la luce. Domani, ma adesso poi ci pensiamo, primo giorno, poi secondo, vediamo, quando è che arriva il settimo che mi riposo. Sentite come la favoletta ancora assume dei contorni ben più assoluti. Ci sta dicendo questo passaggio che lo spirito, dopo, subito dopo la creazione che avviene da Dio, il suo spirito, cioè la sua emanazione, è compenetrante il mondo fin dalla sua origine. Questa compenetrazione è vita, è ciò che dà vita, è l'essenza della vita ed è la sua perfetta ispirazione di vita, oltre che essere uno spirito cosciente, presente e cosciente in ogni molecola dell'aria che viene respirata fin dall'inizio del mondo. Ecco che allora questa presenza, questo Ruach, è a tutti gli effetti l'elemento di connessione fin dall'origine, cioè di intermediazione, ma di intermediazione che viene canalizzata, cioè che è aperta, è quel canale aperto tra il mondo e Dio. Fin dalla sua origine il mondo è così connotato e così strutturato. Saranno poi, se ci pensate, tutti questi elementi di connessione interpretati da diverse figure, dalla gloria di Dio, dalla nube di Dio, dagli angeli di Dio, dagli dèi, secondo la versione di chi sostiene argomentativamente, e voi sapete che il nostro libro Il Dio Ignoto, che ho qui perché ve ne parlerò anche alla fine di questo incontro, parla proprio di questo, cioè la rivelazione spirituale nelle civiltà antiche, anche prima della rivelazione fondativa, diciamo, della nostra tradizione monoteista, questa presenza era già ben presente e ben rivelata anche nelle civiltà più antiche. Ad ogni modo, quello che conta per noi qui è questo aspetto, cioè quella connessione che ricerchiamo vi è fin dall'origine del mondo. E com'è questa connessione? Questa connessione è appunto Mra, Fre, Pet, che significa participio, è un participio, e questo è il punto molto importante, significa, avete visto la traduzione interlineale, librantesi, ma significa anche volante, ma significa anche aleggiante. Qual è il punto della participio rispetto al verbo? Vi è un'altra distinzione da fare, molto importante. Per l'ebraico biblico il participio è affine al nome, è più vicino a un sostantivo che a un verbo. I due verbi, le due forme verbali principali sono la formativa e la preformativa. Il participio indica più un'attrazione nominale, possiamo usare così un'espressione, concedetemi questa espressione, cioè viene attratto dal nome il participio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non è un verbo, come lo intendiamo noi. Cioè Dio creò, poi Dio disse e fece, ma quindi creò in un atto, un'azione di creazione, ma l'essere librante, il librarsi del Ruach è continuo. Il participio indica la continua azione trattino presenza dello Spirito. Quindi non che una volta aleggiò sulle acque, lasciamo stare cosa possiamo dedurre dalle acque, lasciamo adesso lì queste altre parole, teniamo queste parole più importanti per noi, decisive,
per noi, ovvero proprio questo elemento, cioè non vi fu un'azione una volta, ma questa azione, cioè questa presenza, questo soffio, questo respiro, questa ispirazione è sempre presente, è sempre ritornante, sempre si libra, all'inizio come ora. Piccola curiosità, ruach è un sostantivo femminile, mentre naturalmente Elohim è un plurale, ma poi il nome supremo è impronunciabile per gli ebrei, ovvero il tetragramma, che poi viene interpretato, anzi viene tradotto, poiché non pronunciabile il tetragramma originario, come Adonai, che noi invece interpretiamo e chiamiamo Yahweh, è maschile. Ruach femminile. Curiosità. Maschio e femmina li creò. Nell'origine sembra così, suggestivamente, non vado oltre la suggestione perché non posso andare oltre la suggestione, ma mi ha colpito che lo spirito fosse femminile. Ecco che allora possiamo suggestionarci e dire che già tutto era presente fin da quell'inizio. Ad ogni modo la presenza è continua. Il mra, che, pet, il volare, il librarsi, cioè anche l'ergersi, ma allo stesso tempo l'essere continuamente presente, l'aleggiare, sentite com'è bello anche questo termine, sentite come già solo ascoltandone i suoi significati ci permette di connetterci a alla sua energia profonda, metafisica, spirituale. Ruach dà la vita, è nella vita, ispira la vita, è sempre presente in ogni istante, in ogni interstizio dell'universo, in ogni interstizio del mondo, della realtà, in ogni momento. Qui vede, è cosciente, è presente e cosciente, dà sempre la vita, è vita che dà vita ed è sempre qui, sempre connesso a noi. Il primo elemento di connessione fondativo di ogni connessione spirituale è proprio questo, è Ruach. E adesso facciamo proprio una meditazione sul Ruach o sulla Ruach che vive in noi e intorno a noi. Semplicissima questa meditazione, ancora più semplice della volta scorsa, che comunque abbiamo viaggiato nel tempo fino all'origine. Qui semplicemente vorrei che vi connetteste con i diversi significati, quindi contemplaste, meditaste sui diversi significati di Ruach. E poi, seconda fase, sentire come questa presenza spirituale, vera, viva, sia in voi e sia in ogni vostro istante, vi accompagnino nei vostri istanti, sia intorno a voi, nel senso di presenza che è aleggiante, cioè che è sempre, continuamente intorno alle vostre azioni ed è sempre, continuamente, intimamente compresente con voi. Quindi chiudete gli occhi, questa è la sequenza, naturalmente non vi faccio la meditazione guidata, anche perché porterebbe via troppo tempo e poi sarebbe anche un po' noiosa forse facendola insieme qui a distanza, cioè separatamente, rispetto al fatto di farla invece insieme. Spero ci sarà l'occasione, anzi confido che ci sarà sicuramente l'occasione. Questa è la sequenza che vi propongo. Innanzitutto, come la volta scorsa, chiudete gli occhi, rilassatevi, staccate, entrate nell'intenzione, accettate questa realtà, questa condizione, ma questa realtà per il tempo che concerne la durata della meditazione. Non resistete, perché non dovete resistere a me, non sto cercando di persuadervi. Se avete intenzione di fare questa azione, avete tutta l'intenzione voi stessi di lasciare andare tutto ciò che può bloccare, tutto ciò che può ostacolare l'apertura di questa connessione con la parola.
Rilassatevi, lavorate sul respiro, prendetevi tutto il tempo che vi serve, poi focalizzate in mente senza, come sapete, dover necessariamente memorizzare, ma semplicemente pensate alla parola Ruach, soltanto a questa parola. La parola, il participio più complicato, non importa, lo abbiamo ben, penso, acquisito, quindi sappiamo di cosa si tratta. Stacchiamo con Ruach rispetto al contesto ordinario, al significato ordinario. Sapete, no? Potete poi ripetere questa parola, Ruach, Ruach, Ruach Elohim, Ruach Elohim, come un mantra, ma non con la funzione di mantra. Ci serve per staccare ogni ormeggio dalla consuetudine, dall'ordinario. Separare questo mondo che è il mondo spirituale in cui stiamo entrando già con questa azione dal mondo ordinario. Questo ci serve visualizzare questa parola magica, no? Anche perché siamo favoriti in questo, essendo, e questa è anche una delle funzioni che vi propongo utilizzando l'ebraico biblico, siamo favoriti perché è una parola che manco conosciamo, manco riconosciamo, sono dei segni che possono sembrare dei disegni. Ecco, bene, molto bene, la vedete naturalmente in sovrimpressione, quindi potete ripassarla guardando il video e poi tenetela a mente, ho fatto uno screenshot, insomma, sapete bene come fare. Dopodiché iniziate, questa è la proposta che vi faccio, a meditare su questa parola nei suoi diversi significati, nei diversi significati che abbiamo osservato nella precedente sezione. Innanzitutto come vento, come aria, aria spirituale, aria che è il respiro del mondo, l'aria che significa tutta la vita che viene data dall'aria. Poi come soffio, alito, respiro, sempre nel senso spirituale, è il soffio di Dio, è l'alito di Dio, è il respiro di Dio che respira in voi. Questo è ciò che vi invito a fare, che respira in voi. Questo vento è in voi, quest'aria è in voi, questo soffio soffia in voi, non fuori da voi e verso di voi, ma in voi. Questo alito alita in voi e dà calore, così come il respiro dà vita. Sentite allora ora l'inspirazione e l'espirazione come eventi spirituali, come se fosse l'inspirazione e l'espirazione di Dio stesso. Poi potete seguire i significati e passare al significato di anima, anima mundi. Sentite come questa parola si espande, Ruach stessa si espande e diventa l'anima stessa del mondo, ma è un'anima, e passiamo al significato successivo, che è cosciente. Lo spirito, Ruach, è cosciente. Ma cosciente vuol dire che è qui, mi vede, mi sente, mi ascolta, è intelligente, è onnicosciente ed è onnisciente, e non soltanto perché sa tutto, ma perché conosce tutto di ognuno di noi ascoltandoci. Qui impara tutto di ognuno di noi ascoltandoci. Questo è lo spirito cosciente. E questo è un altro bel significato, molto diverso da quello che siamo abituati a considerare come tale, dell'onniscienza. Non è un sapere astratto, ma è l'ascoltare ognuno di noi, da lì sa tutto di noi. Dalla nostra più profonda anima sa tutto di noi, questo respiro, questo spirito, che è anche la nostra ispirazione. E allora entrate in connessione con questa ispirazione, sentitela successivamente come ulteriore passaggio, questa ispirazione. Da dove viene?
viene dallo spirito, viene dal respiro. È qui, non è più là. È qui perché questo che è qui è spirito. Il mondo è spirituale. Ce lo dimostra questa esperienza. Ce lo dimostra Ruach, che è in noi adesso. E poi sentite come questo spirito, con tutta la potenza dei suoi significati vivi, che sono vivi e che danno vita, vive in voi, cioè è continuamente mobile in voi. Questo librarsi, no? Vola in voi, dentro di voi, è sempre in movimento, come un'aquila che vola dentro di voi, si libra, si erge, vi osserva, vi conosce, vi ascolta e si muove sempre in voi. Quando avete completato anche questo passaggio, ritornate su Ruach, ritornate sulla presenza nel qui e ora di voi e poi riaprite gli occhi.